nostra creazione sudamericana, abbiamo portato qui per essere diversa con raíces rungere ancestrali, ma con una influenza europea e anche italiana, perché mi nonno e mi nonna hanno nato in Piemonte e in Genova. La nostra colazione che abbiamo portato qui consta di varie linee, una linea urbani e una linea di notte. Faccia in telare del tessuto argentino qui di lana, gul della Patagonia argentina. Questa sarà la mia seconda volta in Torino e in Italia, non lo so, vengo spesso, cerco di tornare una volta o due volte all'anno, più possibile che posso tornare. Che mood, che spirito porti qui alla Fashion Week? Un mood californiano? Non lo so se direi che è californiana, però è precisamente particolare del mio stile. E la parola che uso spesso è grunge. Quando vedrai la collezione vedrai com'è, è particolare. Per noi questa collezione dal titolo Le mille e una notte rappresenta proprio la perseveranza, la tenacia nel raccontare una favola, Scheherazade che racconta mille più una favola al sultano, ispirata anche a questo connubio con la moda islamica, ha voluto dire portare proprio 16 capi di alta moda fatti a mano e farli conoscere su una passerella come Torino, che vede davvero degli ascoltatori e dei visitatori molto interessanti per noi. La moda forse è nata a Torino, perché gli atelier più storici sono proprio nati a Torino. Il Samia, il GFT e tutto quello che è nato a Torino, perché a Torino nascono i progetti, poi purtroppo ce li rubano, e spero che in questo caso saremo in grado di tenerci quello che si sta di nuovo sviluppando, cioè la moda, speriamo. Noi che viviamo a Torino da tanti anni, oltre alla storia industriale, cerchiamo di far nascere una rivoluzione di moda, di design. Torino ha tutte le possibilità, tutte le caratteristiche per poter diventare il capitale mondiale del design. È quello che stiamo cercando di fare.